Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi faremo una cosa particolare, nuova. Voglio proporvela, forse non piacerà a tanti, ma io me ne strasbatto le giberne, sapete benissimo. Recentemente ho aperto un profilo Instagram che si chiama Nevo Comics, dove posto prevalentemente vignette a tema erotico. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi se vi interessa, ma si parla di sesso, giustamente, come fa a non interessarvi? E all'interno di questo profilo ogni tanto apro delle sessioni domande dove invito la gente a raccontarmi un segreto, una sorta di In Segreto Nebo Edition. E mi sono arrivate le cose più... Dato il contesto potete anche immaginare che tipo di segreti mi hanno raccontato. È meravigliosa questa cosa perché ogni volta che pubblichi una storia con un segreto, quest'ultimo è in forma anonima. E quindi è meravigliosa questa cosa di aprirsi con uno sconosciuto, dove la gente sa che ci sono dietro io, ma comunque rimango sempre comunque uno sconosciuto e io vedo i nomi di queste persone, ma con la consapevolezza che comunque lo saprò solo io. Una sorta di confessionale. Sono il prete della situazione? Oddio, perché perdere tempo con le spiegazioni? Iniziamo a leggere i primi segreti. Quando vedete il pallino blu significa che è un uomo, quando vedete il pallino rosso significa che è donna. Mi raccomando, cerco un pochino di distinguere la cosa, un po' come In Segreto. Però a differenza di In Segreto, in realtà i segreti vengono raccontati a una persona fisica reale, non in un sito dove c'è un contenitore di segreti buttati a cazzo. Qua sono io che li leggo. Ho fatto una cosa lesbo con due mie amiche. Il mio ragazzo non lo sa e stavo con lui già da 2 anni. Non so perché, ma non provo alcun dispiacere per il tuo ragazzo. Anzi, un po' lo invidio. Etero curioso alla grande. Io e il mio ragazzo, insieme da poco, no casa, no auto. Uguale pompino nei camerini dell'HM con coda fuori. Beh, meraviglioso. Basta non farlo durante il periodo dei saldi, sennò è... Ho fatto un pompino in auto a un tipo per togliermi la curiosità. Cioè, non so, ragazzi, sono curioso di sapere cosa si prova a fare un pompino. Cosa? Mi sveglio la mattina. Cosa vuoi che ti dica? Bravo, a questo punto voglio chiedertelo. Che cosa hai provato? Tu, eterosessuale convinto, aver fatto un pompino ad un altro uomo. Io la mia tipa, prima volta, nel bagno di un locale in stile Harry Potter. Tanta burro birra, immagino. Qua non c'entra niente, ma aggiungiamolo lo stesso. Ho pesato 2 mele al supermercato e poi ne ho aggiunte altre 4. Credo l'abbiano fatto tutti nella loro vita. Almeno una volta, ok? No? Sentite questo. Ho fatto una sega al mio migliore amico del mio ex a casa di una mia amica con il mio ex d'altro. Su me l'ha scritto un giapponese e poi è stato tradotto da cannarsi. Non si capisce un cazzo. Per restare sempre a tema social, sentite il livello sadico di questa ragazza. Ho la password per localizzare il mio ex, ma lui non lo sa. Non so se crederci a questa cosa, ma proviamo a leggerlo. Ragazza credente, non voleva fare pompini per via della comunione. Successo! Volevo urlare il corpo di... Non lo so, mi riesce difficile credere a questa puttanata. Dovremmo fare un sondaggio. Fatemi sapere qua sotto se ci credete a questa stronzata. Vorrei trombarmi il miglior amico della mia coinquilina che dicono abbia un mega pisellone. Fallo. Ho fatto una delle scopate migliori della mia vita nella stazione della metropolitana vicino a casa mia. Molto igienico, oserei dire. Molto, molto igienico. Soffro di eiaculazione precoce, allora non fermarti al primo round, giovane Skywalker. È strano se ho curiosità nel fare sesso con indumenti femminili. No? Perché dovrebbe essere strano? Vorrei fare una cosa a 3 con il miglior amico del mio ragazzo, ma lui non vuole. Mi dispiace. Ma infatti poi abbiamo invece un ragazzo che ci dice: vorrei strafare un trio, ma mia morosa non vuole e non so come convincerla. Ora... mettetevi in contatto tu, piccolo amico, e la ragazza del post precedente e chiamatevi. Fidanzatevi e potete fare tutti i trisom che volete per tutta la vita. Mi scopo la collega ed è davvero carina, ma ha un culo fantastico, ma le tette sgonfie. Lo so, soffiaci dentro, che cazzo vuoi che ti dica? Non posso fare sesso per un mese, mi sono appena circonciso. Shalom, amico mio, shalom. Mi piace intingere la salsiccia nel ketchup. Allora, in un altro contesto questa cosa forse non sembrerebbe così grave. Potrebbe essere
vista con un doppio senso, ok, ma in questo contesto è... Wow! Vorrei incontrare la diva del tubo, poi quel che succede, succede. Ti voglio ricordare che una delle specialità della diva del tubo è quella di prendere a calci la sacca scrotale. Quel che succede, succede. Prova attrazione sessuale per il bassista dei Queen. Cosa? No! E... No! Come fai? No! Mi è presa una piccola cotta per il mio spaccino. Ma guarda il lato positivo, potrei avere sempre la droga gratis. Questa è una cosa molto positiva. Mi sono innamorata del mio collega gay. Come posso fare per conquistarlo? Buona fortuna. Ho appena lasciato il mio ragazzo perché gli piaceva fare solo alla missionaria. Ma io amo il BDSM. Cerco una persona per una relazione poliamorosa di qualsiasi tipo, purché sia femminista. What? In che senso purché sia femminista? È un po' un controsenso, cioè come si fa? È rarissimo trovare una femminista poliamoro... In che senso? E questa cosa mi turba. Cosa intendi? Viva la figa! E qui abbiamo il genio. Cresima del cugino. Ci mandano a prendere la macchina, siamo tornati un'ora dopo. Allora, ho due dubbi. Ci sei andata col tuo cugino? Ma poi alla fine l'avete presa la macchina. Provo un'attrazione molto sessuale per il batterista dei Queen. Prima era il bassista, ora è il batterista. Che poi il batterista e il bassista non se li sono mai inculati. Cioè, tecnicamente, in realtà, quando penso ai Queen, penso a Freddie Mercury e al massimo a Brian May. Ok? Al massimo, no? Ma io altri due. Ma io non mi ricordo neanche la faccia che hanno. Farsi mettere le dita nel culo è da gay. Ma come? Ti dovresti vergognare solo per dire una cosa del genere. Complimenti per questa tua logica, quindi da oggi l'80% di noi siamo tutti gay. Dopo averlo fatto mi dice, volevo solo svuotarmi le palle. Ci vediamo tra due mesi. Complimenti per l'autostima, amica mia, complimenti. Quelli che non hanno mai provato la stimolazione della prostata non sanno che cazzo si perdono. Bravo! Sto leggendo Nazi Vegan ID con mia nonna. Ideale per la nonna. Mi masturbo su Loki. Intendi le bustine di Loki? Quelle che ti fanno passare il mal di denti, giusto? Quando mi sta sul cazzo qualcuno lo voglio scopare. A me sta sul cazzo Salvini. E quindi è un problema questo. Perla di un ex. La prima volta che toccavo una figa, oddio, ma è fatta così. È meraviglioso. Durante il mio primo bocchino stavo pensando anche a te. Non la nebo, ma te Boban. L'ha detto un uomo. Vorrei che Fartade fosse il mio puppi da portare al guinzaglio. Ve lo immaginate, il puppi. Sogno di scopare con Sinergo e leccargli la pelata. Io vorrei scoparmi con violenza Victor Lazlo 88. Me lo immagino che vengono percosse le sue natiche a suono di frustate. Mentre dorme, spesso inculo il disegnatore del fumetto Nazi Vegan. Bill Cosby ti rispetta per questo. Questo è il primo episodio di In Segreto Nebo Edition. Ovviamente tutti questi segreti me li hanno mandati, come vi ho detto, sul mio profilo Instagram di Nebo Comics. Mi raccomando, seguitemi in tanti. Io pubblico non frequentemente, ma sporadicamente, quando mi viene magari un'idea interessante, delle vignette erotiche che possono avere diverse chiavi di lettura, ok? Quindi fatemi sapere. E poi in questi giorni aprirò un'altra sessione di In Segreto Nebo e così ci farò il secondo capitolo. Mi raccomando, siate originali, ma soprattutto non cercate di raccontare stronzate, perché giustamente è bello quando il segreto è reale, perché se è una cazzata, a che serve? È una cazzata e basta. Quindi, come sempre, se vi è piaciuto questo video, ovviamente mettete mi piace qua sotto, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!